La scena di questa serata Ius si sta tingendo d'azzurro. Allora, abbiamo ascoltato nel coro di voci al femminile quelli che possono essere i modelli per tentare un riscatto da storie, mariti o compagni violenti. Allora, io voglio sentire un punto di vista emerito e maschile su questo proposito. Intanto una fotografia dello stato dell'arte, perché oggi se ne parla tanto, ma come se ne parla di questi efferati delitti, perché talvolta arrivano veramente al delitto? Ma la prima annotazione da fare, da magistrato dico che bisogna parlare anche di responsabilità. Io amo molto la storia. Allora, pensiamo un attimo alla religione cristiana. Secondo la visione della religione più votata da noi, anzi la cattolica, la storia dell'uomo comincia con un delitto, più propriamente con un furto, il furto di una mela. E chi è la responsabile di questo furto? Una donna che si chiama Eva. Quindi una donna che fra l'altro è responsabile del furto di una mela, che a sua volta provoca la prima ira di Dio dell'umanità. Quindi voi capite che dall'inizio dell'origine dell'uomo, secondo una visione ottimistica come dovrebbe essere quella cattolica, la donna ha sempre pagato di più dell'uomo, perché se per il furto di una mela si scatenò un'ira di Dio, per i latrocini, le corruzioni e le concussioni di oggi, quanto dovrebbero pagare i signori uomini? Quindi già questa è una notazione che fa capire come si parte, partite, siete partite col piede sbagliato. Quella per ora è una donna molto cosciente di sé, quasi conturbante, invece queste donne che subiscono violenza non lo sono. Voi pensate che anche i giuristi hanno avuto sempre poco rispetto della donna. Sino al 96 la violenza carnale non era un delitto contro la vita o contro l'integrità fisica o contro la salute di una donna, ma era un delitto contro la moralità pubblica o il buon costume. Cioè praticamente era un delitto soltanto nella misura in cui essere stuprata offendeva il passante che si trovava lì a camminare per strada e si scandalizzava un pochino, perché si ancorava il concetto dello stupro a un'idea volatile, ondivaga, come il comune senso del pudore, che nessuno in Italia ha ancora capito cosa sia. C'era un bel film di Sordi, con Sordi, del 73-74, che si chiamava Il comune senso del pudore, che era quello in cui lui andava con la moglie grassa, che chiamava Buzzicona, al cinema, e si imbatteva sempre in titoli, in film porno, travestiti da mascherati da titoli aulici. Mi ricordo a un certo punto c'era La cavalcata, lui pensava di andare a vedere un film western o di Antonioni, invece a ben altre cavalcate era costretto ad assistere a Buzzicone. Questo per dire, a parte le battute, che un comune senso del pudore, era questo il messaggio del film, non poteva esistere, perché è un concetto che muta con lo spazio e col tempo. Con lo spazio, oggi in Italia si può andare con le nostre fidanzate mano nella mano. Provate ad andare nel 2014 a Dubai, mano nella mano, vi arrestano, nonostante abbiano un sacco di soldi e scino nei supermercati. Quindi il concetto comune senso del pudore muta con lo spazio, muta col tempo. La Carrà nel 71, a parità di Italia, sempre in Italia, faceva vedere l'ombelico e scandalizzava gli italiani. Oggi ben altre cose scandalizzano. Quindi cosa vuol dire questo? Non si poteva ancorare a un concetto vago, indefinibile e mutevole con lo spazio e col tempo, una cosa seria come lo stupro. E invece fino al 96 è stato così, quindi voi capite che anche in questo le donne sono state sempre penalizzate. Da un po' di tempo ci sono delle riforme normative di un certo spessore che hanno migliorato un po' le cose, tipo la legge antifemminicidio. Questo però, tutto questo che lei ha detto che è meraviglioso, sembra non bastare. Gli interventi che finora abbiamo ascoltato mi hanno parlato di delitti efferati che vengono fatti o in situazioni di sottocultura, di analfabetismo, di mancanza di autonomia economica, ma in realtà non è vero, perché la cronaca ci insegna che anche tra classi sociali differenti, dove la donna è molto emancipata, succede questo, donne sfigurate anche in Italia dall'acido, quindi non è solo retaggio di una sottocultura. Celentano diceva l'emozione non ha voce, la violenza non ha classe sociale, non ha danaro, anzi molto spesso la violenza alligna laddove c'è l'uomo viziato, e l'uomo viziato molto spesso alberga a sua volta nelle società, nelle classi sociali più agiate. Il principio è questo, secondo me, il tema di fondo.
oggi gli uomini tendono a essere storditi e insicuri perché la donna ha recuperato, ha conquistato un ruolo individuale, sociale, professionale, autonomo. Non c'è più il capofamiglia classico e di conseguenza l'uomo è stordito da questa nuova condizione psicosociale e da un lato quindi aumentano gli abbandoni perché le donne sono più libere di lasciare, dall'altro l'uomo reagisce a questo abbandono a cui non era abituato nella storia come un bambino viziato a cui hanno tolto il giocattolo. E cosa fa il bambino viziato quando gli tolgono il giocattolo? Preferisce romperlo così nessuno lo potrà usare, e uso il verbo usare non a caso. E quindi è chiaro che in questo contesto non c'è classe sociale, anzi questo tipo di vizio, di abitudine a non subire contraddizioni, a non subire contrasti, è tipico degli uomini medio borghesi o alto borghesi.